allenatore sempre il Augusti. signore qui presente, sì, Augusti. Poi da Portoviro. Poi da Portoviro ho fatto 4 anni a Portoviro, sono passato ai Blu Cerchiati, poi dai Blu Cerchiati ho fatto un anno a Cavarzere, da Cavarzere ho fatto Papozze e poi sono tornato Sempre a centrale Portoviro. difensiva. O terzino, perché qualcuno mi ha inventato terzino e non so se avesse ragione o torto, ma ho fatto qualche anno da terzino anche. So che avevi anche iniziato l'università o sbaglio? Sì, la sto continuando un po' a tempo perso perché lavoro, quindi tra So lavoro e che hai trovato anche calcio. il lavoro importante, anche Sì, questo. continuo a lavorare, continuo a studiare, un po' alla volta cerco di portare avanti tutto, insomma. Ti devo fare i complimenti Grazie. perché per me tu lo sai, meglio che Grazie. non lo diciamo in televisione, ok? Ciao e ben salutami tutti Grazie quando vai a mille. Rosolino, ok? Ciao. Bene, allora abbiamo così anticipato quelli che sono i temi e saranno sicuramente nel match di Portoviro fra 2 settimane. Pino, sei spesso chiamato in causa, hai dato il via a questi giovani, li hai allenati e li hai portati in prima squadra. Matteo, se non sbaglio, 16 anni, e poi Edoardo l'hai inventato terzino. Insomma, parlaci un po' di questi ragazzi. Ma abbiamo la fortuna, abbiamo trovato due che ho fatto esordire. È un caso, li Non è abbiamo. che li abbiamo invitati questa sera così. Esatto, quindi non li abbiamo invitati apposta, ma insomma vuol dire che ne hai macinato anche tu Ma di calcio. sicuramente. A Fusetti, Matteo, voglio chiederti una cosa. Hai un po' di timore incontrare il Portoviro e sapere che c'è il Pigna Montero Biondi sulla tua zona? Parecchia. No. Lui è famoso per le tibie più veloci, no? I gol più veloci. No, no, a parte scherzi, però mi aspettavo qualche cosa in più da te, Matteo, quest'anno. Ho avuto un infortunio al ginocchio che mi ero operato, sono rimasto fuori 2 mesi e adesso sono appena ritornato. Speriamo bene, dai, fino alla fine. Edoardo adesso fa il centrale, sicuramente pensavo che facesse quella categoria più importante, sicuramente è più bravo nello studio che nel calcio. Però è un giocatore sempre grintoso che vorrei sempre avere in mia squadra, come dice Salvatore Binati. Lui gol non ne fa neanche in allenamento, pensiamo in partita, deve essere proprio una partita strana se fa gol Edoardo Biondi. Dici che sia strano. Comunque potremmo inventarci anche l'autogol più veloce, No, così magari diamo. io farei autogol, Biondi ne ha già fatti qualcuno. Dice di no, No, Pino. ne ha fatti, ne ha fatti. Dice di no. E anche qualche espulsione di troppo sicuramente. Il gol in zona Cesarini però Sì, sarebbe bello. no, io farei la prossima settimana due palloni, sia per il gol più veloce in zona Cesarini o zona prima free, chiamiamola come volete, perché è un po' penalizzante per i difensori, è il gol più veloce, difficilmente un difensore va sui primi minuti. Quindi prossima settimana Prossima settimana mettiamo consegniamo due anche palloni. due palloni. Quindi il primo gol che abbiamo istituito da qualche settimana e poi andremo sul gol in zona Cesarini per dire potrebbe essere quello di Zanellato questa settimana, un gol pesantissimo che arriva al 96esimo. Prossima settimana quindi premiamo anche il gol che arriva in zona Cesarini, l'ultimo gol che chiude i gol per le Polesane. Ritorno su Matteo. Allora, Matteo, si parla sempre di questo campionato di seconda categoria, due squadre che insomma basta guardare la classifica, Medio Polese e Portoviro. Come vivete voi al Medio un po' questo antagonismo? Spesso tutti dicono sì, il Medio è forte, però per me vince lo scudetto o vince il campionato il Portoviro. È un qualcosa che sento dire da tutti. Giustamente perché il Portoviro ha una squadra di campioni di un'altra categoria. Noi stiamo facendo un buon campionato e cavalchiamo l'onda finché va. Cavalchiamo l'onda, però credo che le vittorie che stanno arrivando un po' anche in seguito, cioè state facendo un bel filotto di vittorie, stanno consolidando anche la squadra e ad esempio ieri Rosolina ha ammesso che ha visto una bella, bellissima squadra in campo. Mister ci fa giocare veramente bene, abbiamo trovato la quadratura giusta e sicuramente non volevamo essere lì davanti a Super Portoviro. Tra 2 settimane dirà la verità il campo.
tra due settimane c'è la sfida. Allora, Edoardo, invece, dal canto vostro, si parte con i favori del pronostico, insomma la rosa è sicuramente una rosa importantissima. Come state vivendo questo Medio Polesine che non molla un punto? Cioè ogni settimana continuano regolari e portano a casa punti su punti. Probabilmente conoscono meglio la categoria. Ma penso che il campionato sia comunque ancora lungo, per cui di partite da giocare ce ne sono tante. Abbiamo visto che ci sono squadre che lottano fino alla fine, soprattutto adesso quando arriveremo alla volta di aprile, le squadre che devono salvarsi daranno tutto per cercare di far punti, per cui il campionato è lungo. Fra due settimane c'è un match che è fondamentale sicuramente e noi cercheremo di dare il nostro meglio come abbiamo fatto fino ad ora. Poi il calcio riserva sempre sorprese, vedremo come andrà, insomma. Certo, i numeri del Portoviro: 42 gol fatti, 13 gol subiti, una differenza reti a più 29. I numeri del Medio Polesine: 39 gol fatti, 12 subiti, più 27. Portoviro che non ha ancora perso una partita, 18 gare, 11 vittorie e 7 pareggi. Qualche pareggio forse di troppo, però insomma continuate ad essere imbattuti. Speriamo di esserlo fino alla fine, perché comunque è un record molto importante. A volte è meglio una sconfitta in più, un pareggio e poi una vittoria, punti, piuttosto certo. Che una serie di pareggi in cui abbiamo lasciato lì alcuni punti che sinceramente potevamo portare a casa. Stiamo parlando della miglior difesa, il medio insieme alla Turchese, noi siamo secondo posto, l'attacco migliore ce l'abbiamo noi, comunque sono numeri importanti, certo. Vediamo alla fine. Vediamo alla fine. E comunque ricordiamo, tra due settimane c'è proprio la gara, il match clou che si gioca a Portoviro, se non sbaglio, giusto Edoardo? Sì, quindi sì. Avete già giocato a Ceregnano, fu 2-2 se non sbaglio in campionato, invece avete un'importante vittoria in Coppa contro il Medio. Era un altro Medio, era lo stesso Medio? So che Matteo non c'era. Sì, no, Matteo era è entrato, gli ho fatto far gol anche. Gli hai fatto far gol? Sì, ha fatto il pallone, ha fatto gol. Però in campionato non succederà. In campionato non succederà. Bene, allora Sergio Sottovia, analizziamo gli altri risultati di giornata. Villadose che vince col Boara Polesine 4-2, la Fiessese vince sul Canal Bianco 2-1, Rover di Cre Granzette 1-0, Turchese la Vittoriosa 1-0, Grignano San Vigilio 1-1, Nuovo Udace Bagnolo Salara 1-2. Medio e Portoviro fanno un campionato a sé, chiudono anche lo spazio per un eventuale playoff. Poi 32 punti la Fiessese, Turchese 29, Nuovo Udace 27, Grignano Salara 26, Boara Polesine 25, Villadose 24, Granzette San Vigilio 20, Rosolina 18, La Vittoriosa 17, Canal Bianco e Rover di Cre 16, Frassinelle a 13, tutto ancora apertissimo. Sì, diciamo che ormai le due di testa vanno via a suon di gol e lo sappiamo, piuttosto a livello di chi rincorre qualcosina si conferma positiva la Fiessese, tra l'altro come c'è stata la doppietta per Fusetti, per il Medio Polesine c'è stata la doppietta di Poncina per il Portoviro, ma c'è stata anche la doppietta di Carrieri per la Fiessese, quindi è stata la settimana delle doppiette per quel che riguarda i grandi giocatori che sanno essere bombe. Per il resto diciamo l'andamento è normale, quindi risultati grossi non ci sono stati se non il 5-0 del Portoviro sui Frassinelle. Prossimo turno Boara Polesine Portoviro, mentre per quanto riguarda il medio c'è il derby, Matteo, si gioca contro la Turchese. Quindi partita molto contro la Turchese. Molto sentita, quindi partita molto sì, è un bel derby questo. Molto sentita. È uno scoglio importante prima del derby. Quindi arrivate alla partita del big match con il Portoviro passando proprio con il derby con la Turchese. Turchese che in questo campionato sin qui ha fatto 29 punti ed è quarta in classifica. L'altro girone, direi che il Bagnoli ha pareggiato 1-1, la Junior Anguillara trova una vittoria importante per rimanere agganciata ad un'eventuale salvezza play-out, più play-out che salvezza diretta, quindi qui tre squadre che stanno girando meglio delle altre, sono Cartura 40 punti, Pontecor 39, ODM San Pietro 36. Andrei nel campionato di terza categoria che si è aperto proprio nella giornata di ieri, la
prima giornata del girone di ritorno, che regala un sacco di emozioni. Ho visto passare il messaggio Zona Marina che dice, insomma, ci siamo anche noi, e credo che ieri abbiano dimostrato di essere una bella squadra la Zona Marina, anche perché 4-3 contro il Beverare, Beverare che è la serie di quattro squadre che si giocheranno probabilmente la vittoria finale. Porto Tolle 33, Zona Marina 30, Pontecchio 29, Beverare 28. Ti do i risultati che sono: Zona Marina, Beverare 4-3, Duomo Buso 1-0, San Pio Figarolese 0-3, Bosaro Giovane Italia Polesella 1-1, Adige Cavarzere, Polesine Camerini 2-1, Lendinarese Pontecchio 1-1, Baricetta Porto Tolle 2010 0-4. Sì, diciamo che la Zona Marina aveva un avversario difficilissimo, perché la squadra di mister Turolla, il Beverare, è una squadra in serie positiva, era partito lenta, poi è venuto fuori benissimo la grande. Adesso quindi complimenti alla Zona Marina di mister Fecchio, che ha trovato questa vittoria importante, 4-3 rocambolesca se guardiamo i risultati, però importante anche la tripletta per quel che riguarda il Porto Tolle di Pregnolato. Come dire, Porto Tolle va via, schiaccia Sassi e diciamo che ha bomber importanti, quindi c'è, è vero che c'è lì anche la Zona Marina, ma è vero che i numeri sono ben diversi e quindi i numeri dicono sempre le potenzialità delle squadre, però diciamo le categorie tipo terza categoria e seconda categoria, siccome ci sono sempre due o tre squadre forti all'inizio, le altre sono deboli, voglio dire che le squadre di testa, anche se hanno numeri più importanti, possono sempre soffrire, può succedere che da una parte a Medio Polesine vada avanti a concorrere fino alla fine, da una parte in terza categoria possa succedere altrettanto che la Zona Marina concorre fino alla fine col Porto Tolle. Certo, allora, tripletta di Pregnolato, voglio di nuovo spezzare una lancia sul fatto che chi segna tre gol si porta a casa il pallone, perché mi risulta che a Pregnolato non sia stato consegnato il pallone. Mi raccomando, ricordatevi che i tre gol vanno premiati con il pallone di cuoio, quello del match, che simbolicamente viene consegnato al giocatore che ha praticamente chiuso la partita. Prossimo turno, allora, prima del prossimo turno volevo ricordare che sarò con il Calcio Tour, 69esima tappa, proprio allo Zona Marina giovedì. E ne approfitto per salutare gli amici del Donzella, sono stato giovedì scorso con la tappa numero 68 con gli amatori Donzella Porto Tolle, quindi una squadra nata nell'87, una squadra che ha vinto diversi campionati regionali e provinciali, scusate, e quindi una squadra che ha un buon curriculum per quanto riguarda gli amatori Whispers. Grazie. Grazie Donzella, grazie a tutti. Sai che mi sono proprio divertito questa sera? Ti sei divertito, Gigi? No, sto pensando al calcio tour. Grazie del calcio tour, un tovagliolo, i piatti, grazie, pesce. Benissimo, mi piace. Ok. Bene, e lì avanti, lì avanti, lì avanti. Doppietta, Gigi. Sì, doppietta, doppietta, fatto, doppietta, doppietta di pesce. Prima doppietta di pesce. Quello, e anche i sacchetti per lui. Bene. Anche sacchettini per lui. Allora, tappa numero 69, quella di questa settimana, con lo Zona Marina in terza categoria. Zona Marina che nel prossimo turno sarà impegnato nel derby con il Polesine Camerini, ho visto passare anche dei messaggi. Andiamo nel girone D, qui c'è il match clou, quello che abbiamo atteso da un mese e mezzo, ovvero le due squadre prime in classifica si affrontano a Monselice. Monselice batte Caemo 1-0, un Caemo comunque ho letto che ha giocato un'ottima gara e ha perso in virtù del gol arrivato a metà del primo tempo. Sì, una sconfitta di misura come dimostrazione del fatto che sono due squadre veramente che si giocano tutto fino alla fine. Attenzione signori però anche all'Atletico Conselve, a parte che ieri ha vinto 7-0 perché era col testa a coda contro Città di Castello, ma sappiamo tutti che Conselve è una squadra storica, quindi una squadra che ha potenzialità enorme, quindi sarà veramente una che darà concorrenza al Monselice. Ricordo che giovedì ore 22:30 a seguito della replica della trasmissione lunedì in campo andrà proprio in onda Monselice Caemo,
e il commento non sarà quello di Gigi Patrian ma sarà quello di Paolo Zoppelli. Allora, Monselice 27, Atletico Conselve 25, Caemo 24, probabilmente queste tre squadre se la giocano sino in fondo, poi l'Union San Martino bene nel primo tempo, poi si fa agganciare 3-3 a metà classifica con 20 punti. Prossimo turno il Monselice gioca col Borgoforte, mentre l'Atletico Conselve giocherà contro la Sant'Elenese. Chiudiamo con il Bergantino, perde 2-0, Boys Gazzo è comunque primo, sicuramente un impegno non alla portata della formazione rodigina. Sì, diciamo che la nuova leader è appunto il Boys Gazzo, diciamo che quindi il Bergantino ha perso una squadra strapotente, strafuori dalla propria potenzialità. Diciamo è nuovo leader anche perché peraltro però ha perso il Buonarrubiana e quindi altrimenti sarebbe stato capoclassifica il Buonarrubiana. Sappiamo che sarà una battaglia fino alla fine tra le squadre, il Buonarrubiana e il Boys Gazzo, salvo le sorpresa della Sustinenza. Bene, Gigi, abbiamo un paio di minuti, velocemente se ci riesci, senza fare monologhi, una domanda ai nostri ospiti. Derby importante contro una squadra importante, risultato secco. Scaramanzia non lo dico. No, lo devi dire, qualcosa devi dire. 2-2. Ok. L'amico Pizzoli chiede, domenica il campionato è fermo perché c'è il torneo di Viareggio, giusto? Sì, giusto, Coppa Carnevale. Pensi che faranno qualche partita amichevole? Non so, adesso ha 15 giorni da lavorare a testa bassa il mister, deve soprattutto secondo me ritrovare motivazioni, una questione anche psicologica, perché comunque 15 punti da Rimini sono tanti contro una squadra che ha un organico fortissimo, fisicità, tecnica, quindi insomma 15 punti sono mai credo irraggiungibile, però è importante centrare i playoff e dare comunque un segnale di una squadra che c'è, insomma, e che è viva. Grazie. Allungato, la domanda che faccio è questa. Ti aspettavi di vedere lo stadio a Bettinazzi stracolmo quest'anno? È perché ci sei tu che è così pieno oppure perché Adri ha proprio voglia di calcio? Ma è sempre, diciamo che è sempre legato all'andamento della squadra. Se ai risultati. Se la squadra va bene, la gente viene. Se va male, fatica a portarla in campo. Ti faccio anche un'altra domanda che prima non ti ho fatto. A livello di settore giovanile, già quest'anno siamo intervenuti facendo un accordo importante col Boca, quindi hanno quattro squadre che fanno i regionali, quindi abbiamo un accordo di collaborazione che ci ha portato a rafforzare notevolmente la juniores, infatti siamo vicini, siamo secondi, terzi, stiamo andando bene e stiamo potenziando il settore giovanile proprio nostro della Driese, stiamo lavorando su questa strada. Edoardo chiede, Porto Iro aveva estremamente voglia di calcio, è vero che ci sono tutti questi spettatori, si parla di 400-500 persone a partita? Sì, innanzitutto volevo anche ringraziarli perché veramente il pubblico a Portoviro è eccezionale, cioè si parla di 400-500 persone davvero ogni domenica e penso che in Polesine non ci siano società che riescono a fare questi numeri, soprattutto in seconda categoria, per cui un plauso veramente importante a tutto il paese. Insomma. Questa è proprio la dimostrazione che Portoviro aveva voglia di calcio, insomma. Beh, con la mancanza della squadra l'anno scorso e comunque con gli ultimi anni non proprio eccellenti, sicuramente si sentiva la mancanza di qualcosa di importante che si sta cercando di fare. Ciao Edoardo, ciao. E mi raccomando fino alla fine tieni duro. Siamo arrivati in fondo e io devo a questo punto salutare e ringraziare tutti i nostri ospiti, partendo dal bomber di giornata, facciamo vedere anche il pallone, quindi con tanto di rosolina, Medio Polesine 0-3, il gol al quinto minuto lo ha segnato Matteo Fusetti, quindi grazie di nuovo. Grazie di essere stato qui Matteo, saluto e ringrazio Alfredo Tessarin che ci ha offerto il pallone.
Poi un saluto a Roberto Pizzoli, Delta Porto Tolle, ci porta le radiocronache tutte le settimane, spesso qui con noi nel salottino di Prima Free. Visto tanti messaggi per te Roberto, insomma grazie di essere stato qui a Lunedì in Campo. Troppo buoni gli amici a casa, grazie per l'invito, mi faccio carico Salvatore perché certo. Vito è dovuto scappare, l'attore del San Paolo, certo. E l'ho accompagnato giù per dei problemi, suoi piccoli problemi personali, comunque insomma ha detto che tornerà a trovarci, quindi insomma... Non era in forma sbagliata, esatto. Purtroppo era la serata sbagliata, lo salutiamo Vito Antonelli, il mister dell'Atletico San Paolo Padova, qui con noi nella prima parte della trasmissione. Pino Augusti, come sempre, puntuale, preciso nei suoi commenti tecnici, ciao Pino, a lunedì prossimo. Buonasera a tutti, a lunedì prossimo, sperando a vedere Gigi un po' più calmo. Eh sì, ci proviamo. Sante Longato, il direttore sportivo dell'Adriese. Sante, grazie di essere stato con noi. No, grazie a voi e complimenti per la trasmissione che viene seguita da tantissimi tifosi. Tra l'altro ho visto un messaggio che diceva senza Sarti e Gillian andava a prendere il caffè. Direi che la settimana scorsa con... forse più che con Renzo Sarti, con Gillian, ho ricevuto una marea, si può dire una marea di messaggi, di telefonate. Renzo è un grande, quindi attira. È Renzo che ha attirato, penso di direi sì, di penso sì. Di io sì. Saluto Gillian se ci sta guardando da Monselice. Io saluto Sarti, ciao Sarti! Ciao Renzo. È Renzo che è andato con Gillian a prendere il caffè. Che sia così. Grande Renzo. Ciao Renzo! Allora andiamo a ringraziare Edoardo Biondi, ciao Edo. Grazie a voi, buona serata. Sarò a Portoviro tra due settimane, stessa casacca che metti te la metto anch'io. Tranquillo. Sono preoccupato ed è giusto che io sia preoccupato perché mi marca Tugnolo ad Oca, il presidente. Direi auguri, che auguri. Finisco male. Auguri. Auguri. Quindi se lui mette casacca gialla meglio metti che la metto anch'io. Tu, sì. Perfetto, sarà mio compito vedere come si veste il presidente Raffaele Tugnolo, che saluto. Sergio Sottovia. Sì, voglio fare i complimenti agli organizzatori della Gran Fondo lungo il Po che sarà in programma il 1° marzo perché si svilupperà a livello di Basso Poligno soprattutto, anche se la società è stata presentata sabato mattina, tutta l'organizzazione ed fa parte dell'UNESCO Cycling Tour e quindi una Gran Fondo a livello nazionale, ma soprattutto si svilupperà in Polesine. Siamo stati invitati, ci siamo andati, una grande cornice in municipio Ferrara, quindi complimenti a tutti gli organizzatori perché parliamo dell'UNESCO. Bene, salutiamo Gigi Patrian, padrone di casa. Allora io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi questa sera, anche questa sera è stata una trasmissione meravigliosa e tutti quanti adesso cercheremo di andare anche noi dalla stessa parrucchiera che va l'amico Augusti per sistemarci i capelli alla sua maniera. Beh, perché con te non è facile. No, con me non è facile, però guarda che sta bene Augusti pettinato così. Grazie a tutti e forza lo sport, è la vita, Gigi. Lo sport è la vita, si può dire? Sì, si può certo dire. Che sì. Gigi, però uno nasce bello, tu... Io sono nato sfigato, uno nasce bello, io sono nato sfigato. Allora, salutiamo gli sponsor di questa serata, così facciamo diventare... È pronto. Facciamo un applauso ad Alessandro che è pronto. Dai, è pronto, bravo! È pronto a preparare. Allora, bravo. Salutiamo Polesana Terme Idraulica, ci ha accompagnato in questo appuntamento numero 19 del nostro Lunedì in Campo. Polesana Terme Idraulica la trovate a Taglio di Po in Via del Lavoro, potete contattarli, loro sono specializzati in riparazione condotte idriche. Andiamo a questo punto e qui manderei Gigi Patrian perché se mi sistemano Gigi Patrian direi che è un capolavoro. Studio immagine di Trovò Claudia, estetica permanente, info@studioimmagine-ro.it, la trovate a Rovigo in Viale Porta Adige. Domani mandiamo Gigi in Viale Porta Adige. È tutto, ricordo l'appuntamento di giovedì in replica, si può vedere Lunedì in Campo a partire dalle 21.40 e dalle 22.30-22.40 a seguito della nostra replica Monselice Caemo con il commento di Paolo Zoppelli, non mancate di vederlo. Per quanto riguarda Lunedì in Campo, appuntamento a lunedì prossimo, buonanotte. Go to space.
by the way.